Buongiorno a tutti, buongiorno. Lorenzo Zoppolato, cioè Lorenzo, noi ci conosciamo da molto tempo. Tanto tempo, tanto tempo. Io. Tanto tempo. Io ho definito sempre da primi incontri che è fuori classe. Cioè, Lorenzo fuori classe in senso è insolito, cioè perché hai avuto sempre un atteggiamento, approcciarsi alla fotografia molto diversamente da quelli più commerciali, diciamo, perché hai messo tutta la tua anima, no? Anzi, io ero quasi preoccupato perché facendo così consumi, cioè, talmente tanto, cioè coinvolgimento sentimentale così forte che tu, cioè, proprio affrontavi, hai affrontato sempre, cioè io ero, beh sì, più che preoccupato, o ci riuscirà, e che io ero speranzoso, no? Ma dall'altra parte questo, cioè, verrà ricoverato, cioè perché... No? Guarda, è una storia, questa che è vera, perché poi è vero che faccio il fotografo di professione, faccio lavori commerciali, come sì, dicevi, certo. Però il vero grande motivo è indagare comunque delle questioni che sono personali, sempre. La fotografia è una questione, sempre una questione personale, no? Sì. Per questo io non faccio neanche distinzioni tra chi è bravo e professionista, chi no, non c'entra niente. No. C'entra, secondo me, chi veramente prova a raccontare delle storie che abbiano delle motivazioni personali. Magari racconti delle storie di altri, ma sì, perché ti interessano, o magari sì, racconti una tua storia, ma è sempre una questione personale. La fotografia, certo, è sempre una questione personale. Io sono tornato da Buenos Aires, dove ho passato 2 mesi a fare un progetto proprio là, perché mi interessava, fermando con sconosciuti per la strada, chiedendo di fare dei ritratti, una follia. Sono partito con un banco ottico, una roba incredibile. Banco ottico? Sì, che ho preso qua da te, una roba, sì, una Linof. Certo. E quando io raccontavo, dicevo, guardate, io adesso inizierò un nuovo progetto fotografico a Buenos Aires. Perché? Perché ho letto un libro di poesia di Borges, scritto esattamente 100 anni fa, e a me questo libro mi corrisponde, io vedo delle immagini nella mia testa, voglio andare a cercarle. E io non conoscevo nessuno a Buenos Aires, ho fatto il biglietto, ho preso 2 mesi di stanza lì, sono sceso, e Buenos Aires è una città complessa, molto complessa. Certo. Ho cominciato a parlare con le persone, e da lì una storia ne connetteva un'altra, e mi sono ritrovato con questo bagaglio di storie incredibili, e certo, sono arrivato senza conoscere nessuno, e sono andato via con i miei amici che piangevano, dicevano no, rimani qua, quando torni ti offriamo la stanza. Certo. Per cui la fotografia è sempre una questione personale. Certo, certo. Bene, in effetti ho visto la tua crescita tantissimo, anche durante anche Covid, cioè hai fatto un ottimo lavoro, cioè è molto toccante, no? Sì. Sì. Il tema, diciamo, lì era un filone, no? Perché io avevo fatto questo lavoro in Messico, sì, sui cimiteri in Messico, sì, per cui sfiorando quello che è il tema del lutto, della morte, anche per questioni personali, sì, e chiaramente il Covid ci aveva riportato, è bello parlare al passato, certo, però ci portava a parlare di morte, sì, di lutto, di distanza, sì, e dunque ho continuato. E se la fotografia la si guarda poi come una mongolfiera, no? Tu fai dei progetti fotografici, poi però sali su una mongolfiera, li guardi dall'alto e vedi che sono collegati in una maniera insondabile, no? Come un fiume. E allora a quel punto la fotografia, quando io avrò 80 anni, sì, certo, sarà andata bene, avrò vinto un premio, sarò felice di queste cose, però ritroverò veramente qualcosa di più prezioso, ritroverò un percorso nella mia vita. Certo. È questo, è semplice. Certo. No, comunque sono contentissimo. Sono contentissima anche della questa collaborazione con Cicconi Massi. Ah, il grande Cicconi Massi. Sì, lo so. Stai scherzando. Ma lui, c'è una storia incredibile lì. Io studiavo a Milano, e quando per un master di fotografia, sì, dove ho vinto una borsa di studio, e mi avevano chiesto quelli della scuola, senti, ma con chi vuoi fare
ma chi vuoi fare da assistente? Sì. Ovviamente al miglior fotografo corporate che c'è in Italia, adesso lui guarderà questo video, mi scriverà un messaggio subito dopo. Sì. E da lì ho cominciato a fare da assistente e da lì è stato bello perché è stata una crescita, mi ha insegnato tante cose e adesso condividiamo una cosa che è molto bella perché facciamo dei workshop insieme, certo, esatto, con le varie competenze che abbiamo, sì, e devo veramente tanto a quell'uomo, devo tanto a tante persone nel mondo della fotografia, certo, che col cuore in mano mi hanno dato fiducia, stima, fiducia, qui anche tu ovviamente. Per cui io voglio veramente un gran bene a tutti. Spesso quando si parla della scena fotografica ci sono invidie, sai, le parole, le cose, io mi ritrovo invece a voler bene a tutti quelli che mi hanno aiutato. Io non lo so, sarò fortunato io, non lo so. Sì, certo che sei fortunato, ma in realtà perché come una calamita, no? Cioè perché tu attiri delle persone che hanno, ah, sì, cioè, no? Stesso tipo di anche carattere. Ah, sì, certo. Andiamo, allora, parliamo di questo libro che mi hai portato, cioè catalogo. Sì, questo è un catalogo, okay, un catalogo di una mostra che... Mappe d'identità. Sì, 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 è un progetto che ho fatto in Friuli Venezia Giulia, è un progetto fotografico di paesaggio. Io che non avevo mai fotografato paesaggio in vita mia, sì, mi sono trovato a fare queste fotografie in formato panoramico, per cui con il formato della Hasselblad X-Pan. Non cimitero, vero? No, questo giro no. In realtà il cimitero è, diciamo, i luoghi veramente molto interessanti da visitare, perché quando io, cioè, faccio anche il viaggio, qualsiasi città, cioè, no, soprattutto anche, cioè, città straniere, devo andare a vedere cimitero, perché è bellissimo. Cioè, vedi anche una parte, un lato di quel popolo. Beh, pensa alle fotografie che ci sono nei cimiteri, no? Cioè, pensa al fatto che ci sono tantissime. In che luogo al mondo ci sono così tante fotografie come nei cimiteri? No? Certo. E questo mi riporta veramente alla mente un aneddoto che mi ha raccontato Ferdinando Scianna, no? Sì. Quando andavo nel suo studio, mi raccontava del padre, no? Che aveva... Diciamo che il padre non era molto felice del fatto che lui avrebbe, sì, in qualche modo poi intrapreso la carriera di fotografo, e diceva una cosa simile, adesso scusate se la virgoletto non proprio precisa, ma era tipo, ma che mestiere è il fotografo? Uno che resuscita i vivi e ammazza i morti, no? Una frase filosofica incredibile, no? Impressionante, bellissimo. Sì, se uno ci pensa veramente. E in questo catalogo, in questo libro, pensa, non sono presenti figure umane. L'unica figura umana che è presente è, sì, presente quando ho fotografato all'interno di un cimitero, la fotografia, c'è, cioè, una persona, una faccia piccolina all'interno, okay, di un cimitero. Per cui paradossalmente torniamo lì. È un po' il discorso che ti facevo prima. Se tu, certo, guardi i lavori un pochettino dall'alto, con una mongolfiera, sì, vedi che sono collegati. Ci vuole, sì, uno sguardo calmo, attento, non veloce, non da social, certo, non da scroll, però torna tutto alla fine. No, poi queste sono in formato panoramico, per cui sono la cosa più sbagliata del mondo. Certo. Pensa che Hasselblad, perché ho fatto questo, è stato fatto, questo libro è stato fatto con una loro macchina fotografica che mi avevano dato per produrre. Ti hanno dato? Beh sì, ovviamente non me l'hanno lasciata. No, però era questa macchina fotografica per fare... Loro avevano visto, cioè, il mio progetto in Argentina, che era fatto in formato X-Pan, che era il loro, tra virgolette, sì, formato. Sì. Erano interessati perché appunto c'era il lancio adesso di quella macchina, oddio che figura, quella che si attacca col dorso dietro, quella, sì, quella, ok? E mi ha detto, guarda, noi saremmo interessati che facessi qualcosina con questa macchina. Io ho detto, sai che c'è? Un bel lavoro sul paesaggio, una cosa dal cavalletto, una cosa in, certo, X-Pan, e l'ho fatta. Poi è arrivato il premio del CRAF, che è il Centro di Ricerca Archiviazione, sì, Fotografica, e si è unito un pochettino i puntini. Certo, certo. Quindi, cioè, hai fatto già... Cioè, finita, sì, questa mostra. Sì, 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 ho avuto i cataloghi, appena l'ho avuto, ho voluto portartelo di persona, così, giusto per un attestato di stima. Certo. Non era previsto neanche il video, era proprio una roba che è saltata, certo, fuori così. Bene, allora, raccontaci, cioè, qualcosa da, cioè, proprio facendoci, mostrandoci qualche immagine. Ma, guarda, questo è un progetto che si chiama, appunto, Mappe d'Identità, perché io mi sono reso conto di aver fotografato tanto in giro per il mondo e di non aver mai fotografato attorno a casa. Che è una cosa... assurda, grave. No? È una cosa grave, ma e dall'altro molto comune anche. Purtroppo comune, ma allo stesso tempo sfidante, perché, sì, avere il coraggio di guardare letteralmente sotto casa o guardare con occhi diversi un paesaggio che hai visto un milione di volte
È stata un'esperienza forte, forte, perché magari esci di casa, fai, non so, 40 km, giri, cammini, eccetera, e non c'è niente. In realtà non è che non c'è niente, sei tu che non vedi. E allora se insisti, vedi, se ti documenti, se leggi poesie, se vedi cosa hanno fatto magari altri fotografi, allora vedi. Per cui anche lì non è un'esperienza solo fotografica, è un'esperienza filosofica, di Certo, percorso personale, torniamo all'inizio. certo, certo. Bene, e quindi cioè, ti ha fatto anche crescere, cioè Certo, guai. affrontare questo argomento. Guai. Io ogni progetto fotografico, quando lo finisco, sono una persona diversa. Non penso di essere una persona migliore, sarebbe presuntuoso dirlo, ma sicuramente diversa. Dopo ogni progetto fotografico, sì. Questo E credo che sia migliore. lascio dire agli altri. Sì. No, questa è una domanda che avevano fatto anche tantissimi anche fotografi. Secondo te la fotografia, no? Diciamo, ti aiuta a crescere, no? Tanti hanno detto sì, Ah sì, ah sì, ah tantissimi, ed è vero, ed è sì. Non verissimo. è tanto l'atto di fotografare, è l'atto di No. camminare, di scoprire. Infatti c'è tutto questo discorso, questo gran parlare dell'intelligenza artificiale, di queste immagini, no, prodotte. Io dico, a me va bene tutto, ma c'è una cosa che manca. Molte persone guardano solo al risultato finale, uno sta seduto dietro una scrivania, scrive il prompt e gli viene fuori un'immagine. Ma la vera fotografia sono i piedi con i quali tu hai fatto quel percorso, le persone che hai incontrato, quel pericolo, quel profumo che hai sentito. Allora, la fotografia è l'atto finale, però Certo. è tutto quello che sta prima, è il viaggio che conta. E questo manca a queste nuove tecnologie che a me lasciano un po' il tempo che trovano. Sì, e però d'altra parte, se non viene percepito la differenza, cioè chi guarda, se non avesse nemmeno questa sensibilità, diventa uguale. Uguale questa. Sì, Sì, è vero, è purtroppo così, sì. è così. Questo è un rischio piuttosto molto grave, sì, perché allora non vai più neanche in concerto ad ascoltare la musica dal vivo, Bravissimo, no? O cioè non cammini più, cioè non vai al mare. Se cammini, cioè sulla spiaggia, chilometri di spiaggia, mamma mia, che gioia, che bellezza! O sali su montagna, anche c'è strada, c'è sotto esatto, casa. sì. Sì, cavolo, però. Che formato, eh? È un formato incredibile, il formato panoramico X-Pan 24x65, quando cominci a fotografare in quel formato lì, e poi è quasi difficile tornare indietro, quando magari mi capita poi di fare magari un lavoro commerciale che mi chiedono le foto normali, 24x36, mi fa quasi strano, mi sembrano quasi quadrate dopo, cioè è Certo. come se la testa si riformata, no? Certo. Però è bello, è sfidante. Molto difficile comunque creare un formato panoramico, Molto, molto molto difficile, difficile, molto eh difficile. sì, molto difficile, eh sì, però in effetti cicogni massi. Io rido perché me lo immagino dietro la scrivania nel suo studio mentre guarda questo video. Mi fa ridere perché so che riceverò una chiamata a un certo punto. Fa zoppolato! Mi dirà. Che Vabbè, lasciamo stare perché ridere. comunque io lo stimo veramente È un grande. tantissimo, no? Ma è veramente grande. Poi lui riesce a comunque colmare, cioè la sua parte artistica pazzesca e commerciale. È un unicum, è un unicum. Lui, ti dico, in Italia io non ho problemi a dirlo, secondo me lui è il migliore a fare questa cosa. Io assolutamente quando ho sì. visto i suoi lavori, questo corso dove ho vinto appunto questa borsa di studio, un discorso complicato, io ho visto i suoi lavori di alta gamma, al quale tra l'altro alta gamma ha partecipato al lavoro anche altri fotografi, Magnum, cioè Certo, fotografi, certo. e i suoi lavori di Cecconi Massi erano wow. Io dico, ma questo dove salta fuori? E allora, sì. Sì. Sì, Vero, è incredibile, sì, eh? sì. Incredibile. In effetti io mi sento di essere molto fortunato, fortunato di aver conosciuto, aver visto anche le sue fotografie, cioè proprio avere anche contatto con lui, Ma anche no? di persona, Sì. la persona, ecco, è bello perché tanto sono buone, non belle, buone sono le sue fotografie, tanto è buona la persona di Sì, Di Lorenzo.
Ha una semplicità pazzesca, come un bambino, no? Sì, cioè, un bambino sì. Che dice wow, quello, cioè, bella, che bella, lui, cioè, come un bambino che dice ma che bella. E i grandi sono così, eh. I grandi, io ho avuto il piacere di conoscerne tanti di fotografi, sì. E tutti hanno questa caratteristica qua, sono certo. Tranquilli, sono persone con le quali è un piacere stare a pranzo, a cena, certo. È come un progetto fotografico, quando finisci di incontrarli hai capito qualcosa di nuovo, è certo. Diverso. Certo, bene. Lorenzo, io ti ringrazio ma tantissimo scherzi, della tua visita. Grazie a te. Sì, cioè, la prossima volta, va bene, ok. Allora, ciao, ci vediamo presto. La prossima volta devi venire, cazzo, cioè, no, cioè, parti cioè, no, 3 ore prima, no, cioè, andiamo a pranzare, porco cane. Dobbiamo fare cioè, con calma.